abbiamo quest'altra esca, è un'altra imitazione, della Jack Finn, mi sa, la Little Jack, non lo so. Anche poi più compatto. Ah sì. Subito con un attacco. Siamo di nuovo incarnati con un bel pesce. Penso un'altra ricciola. Decisamente a come tira. Sì. Ma qua io devo. Oh. Ragazzi, tutta la gestione, veramente un po' mai un pesce ultralight, ma è palese che in questo caso eccolo, è una palamita, non ci credo. Si è messa da sola in trappola? Quasi. Mamma mia ragazzi, palamita ultralight. Ragazzi, non ci credo. Ce l'ho fatta finalmente, dai! Io non ci voglio credere! Che giornata assurda che è questa! Che giornata assurda che è! Che giornata assurda! Sì! Questo è un pesce importante, un pesce oltre il chilo, ed è una palamita. Io dovevo prenderla perché era l'unico altro pelagico insieme alla lampuga che mi mancava e potesse essere poi insidiato da riva. Nel nulla è partita questa palamita, nel nulla. Io non so come ho fatto a non tagliare, perché il jig è completamente in bocca al pesce. Io pesco con uno 0,25 in fluoro, mi sa che è l'Integra, e il carichi dello 0,06. Non pompo mai i pesci, però questa volta era necessario farlo. Io l'avevo data per ricciola, ma è una palamita. Questo è un pesce che questa volta tengo, porto a casa in mano. Ma non prima di avervelo fatto vedere per bene. No, una trappola.
la giornata termina qua. La canna è stata riposta. Io sono stanco, ma felice e appagato. Questa palamita a ultralight era molto importante per me. È una cattura che davvero da tempo stavo cercando. E in passato ho avuto l'opportunità di incappare in delle palamite a ultralight, almeno un paio, ma hanno vinto loro, quindi questa volta vincere per me è stato molto importante, senza contare il fatto che mi avvicina ancora di più all'obiettivo di catturare 100 specie a ultralight, ma che siano 100 specie valide, 100 specie di qualità alta come appunto i pelagici, pesci combattivi forti anche di dimensioni generose. Pesce da 1,5 kg già a ultralight è un'ottima cattura, se poi parliamo di un pelagico forte preso in scogliera dove può tranquillamente andare in parete, beh, questa è veramente una bella cattura, una grossa soddisfazione. Eccolo, che è un paganello, era lui, ghiozzetto paganello, bello bello, che paganello.